Consigliere Giacobbe, che fine ha fatto il centrodestra nicosiano? E non è una contraddizione che Forza Italia sostenga una coalizione con il PD. In pratica, il centrodestra non esiste più? Allora, il centrodestra in Sicilia e nella provincia di Enna e di conseguenza anche a Nicosia non è che non esiste, esiste ma non si vuole costruire. Nel panorama politico di Nicosia ci sono stati tanti amici vicino alle idee del centrodestra che preferiscono non lavorare per un progetto comune, ma anzi preferiscono lavorare per una discordia a livello locale. Tutto questo non ci premia, tutto questo non ci vede uniti nei progetti futuri, però io che rappresento Forza Italia come commissario locale e a livello anche provinciale sono vicepresidente del gruppo politico che si richiama Forza Italia, dico a tutti i nicosiani che il partito dei moderati a Nicosia c'è e stiamo lavorando ad un'alleanza insieme al professore Antonello Catania, che è un'alleanza civica di uomini e di donne di buona volontà che vogliono portare avanti, e lo vedrete nei progetti e nei programmi, quelli che sono gli ideali che si richiamano ad un partito liberale che mette al primo posto il lavoro e gli imprenditori, che mette al primo posto gli uomini e le donne di buona volontà che vogliono lavorare per il territorio, e soprattutto nel programma troverete quelli che sono stati i cardini della politica locale che io insieme al gruppo di Forza Italia abbiamo portato in consiglio comunale. Mi dispiace vedere questi amici che per una qualche prebenda di carattere personale sono allocati in altre liste, e questo per me è una cosa molto negativa. Tra le altre cose mi dispiace anche non vedere chi si richiama al centrodestra accusando soggetti locali che non costruiamo, perché li avrei voluti vedere protagonisti. Bene, io posso rassicurare tutti i cittadini che il centrodestra è rappresentato a Nicosia da Forza Italia, che sarà in una lista civica con dei programmi liberali, con dei programmi che mettono come primo punto all'ordine del giorno, come l'abbiamo trattato in consiglio comunale, la riduzione delle tasse, una migliore organizzazione degli uffici, una migliore ridistribuzione della ricchezza sul territorio in termini di servizi, quindi ci sarà una parità nei confronti di tutti i cittadini, e questo lo vedrete anche nel programma, ribadisco, che sarà cardine di questa alleanza civica insieme al professore Antonello Catania. Consigliere Giacobbe, ci illustri quali sono i programmi che intenderete portare avanti con questa lista civica? Ovviamente voglio ribadire ai cittadini che nel programma che noi portiamo avanti insieme alla lista civica ci sono quei punti fondamentali che abbiamo portato avanti per tutti questi 5 anni. Uno, dare la possibilità al comune di Nicosia di fare quei famosi cantieri comunali che non si fanno ormai da anni, non quelli solo programmati dalla regione. In questa maniera noi abbiamo un ritorno di economia e di spesa direttamente sul territorio. Due, abbassare le tasse e dare con questo abbassamento di tasse la possibilità a nuove aziende di prosperare, e soprattutto dare delle misure di incentivo anche per le famiglie, perché noi sappiamo che un grosso problema, un grosso handicap di Nicosia sono le giovani coppie. Ecco, per le giovani coppie tante volte io ho suggerito, anziché quel mercimonio che c'è purtroppo con la carenza di immobili da allocare a prezzi calmierati, che il comune di Nicosia si facesse carico, perché noi dobbiamo sapere che a Nicosia ormai da oltre 20 anni non si realizzano più edilizia popolare attraverso gli OCP. Ora io so perfettamente che non è competenza del comune di Nicosia realizzarlo, ma so altrettanto perfettamente che non si è provveduto a fare un bando negli ultimi anni, e soprattutto non si è provveduto a fare un censimento per verificare anche quelle che sono le esigenze e i bisogni sul territorio. Allora io cosa dico? Noi abbiamo tanti quartieri che ormai sono abbandonati, lì si potrebbero acquistare a prezzi molto modici da parte del comune di Nicosia delle abitazioni che poi si potrebbero dare in formula di affitto con scomputo con un determinato periodo alle giovani coppie, e questo darebbe economia al comune di Nicosia, perché permetterebbe a giovani coppie di avere un'abitazione, di avere un reddito, di restare a vivere a Nicosia. Ci sono delle ricette molto semplici che io ho proposto nell'arco degli anni. Ecco, adesso mi ripropongo
di portare avanti queste iniziative nel programma appoggiando la candidatura a sindaco del professor Antonello Catania. Faccio un esempio su tutte, quante volte in consiglio comunale, e io invito i cittadini che in questo periodo hanno la voglia e la volontà di ascoltare le repliche dei consigli comunali. Ecco, quante volte io anche da questa emittente televisiva ho portato avanti questa proposta. Io non dico ai cittadini di credere alla mia opinione o alla mia affermazione, dico di verificare anche i candidati al consiglio comunale, anche i candidati che oggi si ricandidano o i nuovi candidati, quali sono stati gli interventi in consiglio comunale, e di chiedere a tutti i consiglieri comunali qual è l'idea di sviluppo del paese, perché questo è l'espressione di voto. È ora di finirla di continuare a lamentarci del voto clientelare, del voto degli amici o del favore personale. Se noi veramente vogliamo cambiare il volto di Nicosia, vogliamo evitare che i nostri giovani continuino ad andare via da Nicosia e qui rimanga soltanto un'età di popolazione residente dall'età dei 60 agli 80 anni. Questa è la mia previsione da ora ai prossimi 10 anni, e che qui a Nicosia si possono fare solo delle case di riposo, non delle case di sviluppo. Ecco, i cittadini sono chiamati a un voto responsabile e a un voto di competenza, solo così possiamo cambiare il volto della città di Nicosia. Ultimo aspetto e vado a chiudere. Nicosia, ho sempre detto, che ha una macchina amministrativa troppo ingessata, troppo farraginosa, e pur tuttavia i servizi che potrebbero essere economicizzati vengono gestiti in maniera sbagliata. Ecco, noi dobbiamo riorganizzare la macchina amministrativa con un'equa distribuzione degli uffici, avere un'idea chiara anche del carico di lavoro, in maniera tale che anche con le figure professionali che noi abbiamo o con i dipendenti che abbiamo stabilizzato si deve tornare a far funzionare bene la macchina amministrativa.